cioè quella partita l'abbiamo vinta nello spogliatoio. Tu quindi pensi che siate stati un po' meno squadra in questa partita rispetto alle altre? C'è stata squadra. Juventus-Milan è stata la finale della fase d'andata della YouTuber League. Che poi che cosa significa finale della fase d'andata? Qualcuno di voi ancora si chiede nei commenti. C'è il video dei sorteggi della fase di ritorno in cui vi rispieghiamo un po' la struttura. Però se volete vi do un ripasso anche in questo video. Prima però vi ricordo di iscrivervi al canale. Quindi vi do 5 secondi, dai, contiamo insieme. 1, 2, 3, 4... 5. Iscritti? Bene. E allora vi ricordo com'è la struttura sostanzialmente. Nella fase d'andata, la prima classificata del gruppo A, in questo caso la Juventus, ha affrontato la prima classificata del gruppo B, in questo caso il Milan, in una partita che non solo vale un trofeo, la Juve ha vinto e ha alzato la coppa, ma soprattutto vale l'accesso alla finalissima di fine stagione, partita che lo scorso anno giocarono Juventus e Lazio. E quindi questo è il quadro completo. Ora risorteggiamo i gironi, anzi abbiamo risorteggiato i gironi, e si riparte con questi gruppi che vedete in grafica. Tra l'altro vi ricordo che la prima partita vedrà in campo il Milan dopo la finale della fase d'andata e l'Inter, quindi subito un derby, il primo derby di questa stagione. L'ultimo lo vinse l'Inter lo scorso anno, ma ne vinsero uno per parte. In realtà ne parleremo a tempo debito, perché adesso siamo qui ovviamente per riassumere quello che è successo nelle ore successive al video che avete visto e commentato in tantissimi. C'è chi ha parlato di Sespo positivamente o negativamente, c'è chi ha parlato della partita, delle squadre, dell'equilibrio, di un sacco di fattori come sempre. E la cosa che ci piace di più è che si è parlato tanto di campo in ogni caso, quindi di questo siamo molto contenti e su questo vogliamo mettere il focus. Lo abbiamo fatto nella nostra trasmissione in cui analizziamo il dietro le quinte e soprattutto i post partita, quindi The Corner, dove vi ricordo di seguirci, trovate il link in descrizione. La Juve è tornata, possiamo dire questo, ragazzi? Vado da Chino. Ma guarda, intanto la mia più grande paura era quella di fare il capitano del Titanic per l'ennesima volta. Sono sincero, l'hai detto anche. Te l'ho detto anche, e fortuna che è andata bene. Per il resto la grande percezione che ho avuto è che, cioè, quella partita l'abbiamo vinta nello spogliatoio. L'abbiamo vinta anche con delle idee di Luca, che è giustissimo riconoscere, del critico, che è arrivato in punta di piedi a livello tattico con un'intuizione che si è rivelata decisiva. E soprattutto abbiamo giocato da squadra, abbiamo giocato uniti, siamo stati assieme prima della partita, ci siamo guardati negli occhi nello spogliatoio ed era veramente una Juventus differente rispetto a quella di Torino contro l'Inter. Senza nulla togliere alla partita che ha fatto l'Inter, perché al di là di tutto ha fatto una partita fantastica, che avevano preparato bene e noi abbiamo preparato bene la partita contro il Milan a livello tattico, per quanto possibile ovviamente, e a livello di testa, dove lì sicuramente si può fare un qualcosa. A condurre The Corner c'è quasi sempre il Pippega, sapete anche questo, ma in questo caso, visto che Pippega la partita l'ha giocata e quindi era emotivamente coinvolto, ho fatto le sue veci, quindi mi sono messo a condurre, a sentire un po' di ospiti, e la cosa che mi è piaciuta tanto è che oltre a quelli della Juventus felici con la coppa e tutto quanto, anche quelli del Milan avevano tanta voglia di dirci la loro, e questo ci ha permesso di rasserenare un po' tutti gli animi. Perché poi la cosa che vogliamo sempre ricordarvi è che voi giustamente guardate gli highlights di una partita e fate le vostre considerazioni, che noi ovviamente leggiamo, a volte condividiamo, altre volte meno. In questo caso vi siete concentrati tanto sull'equilibrio delle squadre. La cosa che ci ha colpito in diretta, ma lo sapevamo già perché le squadre le avevamo fatte con un certo equilibrio e con una certa logica, è che gli stessi giocatori del Milan abbiano riconosciuto come l'equilibrio fosse totale. Ma cos'è mancato poi? Le prestazioni, non tanto dei singoli quanto quelle che vanno a formare una squadra, un gruppo. Il Milan ha giocato poco insieme e questo è stato un po' quello che è uscito nei ragionamenti. Abbiamo vinto la finale, siamo stati bravissimi, bravi a tutti. Abbiamo chi? Abbiamo chi? Scusi. Non l'ho vinta io. No, guarda, questa è una gag. Ma no, in realtà l'ho messa perché secondo me c'è sempre una cosa che non avviene alla YouTuber League e mi piacerebbe che avvenisse, cioè quella di avere il merito alla squadra avversaria. Qualcosa che non faccio mai. Kevin e Ragnar, in campo, che sensazioni avete avuto dal primo momento, dal primo minuto della partita? Si capiva che c'era disparità da un punto di vista di idee, di mentalità, o sono stati errori, ma la sensazione era ce la giochiamo e la vinciamo? Allora, secondo me, come hanno detto dalla parte della Juve, nello spogliatoio loro percepivano, insomma, c'è un'attenzione, una voglia di andare a vincere questa partita. Non che non ci fosse da parte nostra, ma si respirava un'area diversa, come per loro era diversa rispetto alla partita dell'Inter. La stessa cosa era per noi. A Napoli c'era un atteggiamento diverso rispetto a quello che abbiamo avuto a Roma, e poi si è visto, perché secondo me nel campo c'è stata disattenzione,
situazione, eravamo veramente disorganizzati, non abbiamo sfruttato appieno l'ampiezza del campo. È inutile secondo me parlare di squadre squilibrate, che non penso fossero squilibrate, cioè nel senso potevamo giocarcela senza problemi, non perché loro sono la Juventus sia scarsa o noi forti, semplicemente perché erano eque, secondo me erano equilibrate. E il discorso è che loro sono stati molto organizzati, sapevano cosa fare, noi no, un po' anche per il fatto che loro magari giocano spesso insieme, ormai è una squadra insomma che ha delle solide basi, noi spesso cambiamo invece. Però una cosa che secondo me ha fatto tanto la differenza è che noi abbiamo giocato molto per singoli, cioè cercavamo di risolverla sempre con la cosa più difficile, sempre di provare a saltare 3-4 persone, andare avanti senza giocarla. Se noi vediamo i gol della Juventus, cioè anche il gol di Pippo, no? Grandissimo gol, però nasce da cosa? Da un passaggio. Cioè è quella la semplicità che poi serve per andare in porta. Noi cercavamo soluzioni, cioè, veramente complicate, che non ci hanno portato a fare nulla, anzi spesso a perdere palla o comunque essere male, cioè essere messi male. Anche quando la Juventus attaccava, noi magari finivamo un'azione e Anto, instakeeper, si trovava la palla tra le mani, tutti avanti, non c'era nessuno dietro. In breve abbiamo fatto letteralmente un'offensiva. Vedete quando sulla PlayStation metti ultra offensiva e provi tipo a fare il tutto per tutto, quando stai perdendo 3-0 al 90esimo. Ecco, noi l'abbiamo fatto tipo al primo minuto, abbiamo provato a spingere in avanti, l'unico problema è che si è creato un caos perché mancava un po' la comunicazione. Io mi ricordo che dopo il primo gol, che dopo quanto è stato, 2 minuti? Sì. Mi sono girato verso Mirko e gli ho detto: guarda che non si riesce a comunicare, cioè non c'è nessuno, cioè non abbiamo nessuno in campo, cioè in difesa non c'è nessuno. Io la vedo in questo modo: innanzitutto siamo entrati nel modo sbagliato a livello mentale. Io la prima cosa che ho detto appena siamo entrati nello spogliatoio è: non c'è il clima di Napoli, è la prima cosa che ho detto. Me l'ho sentita, ero lì, mi ricordo. Ho detto che qua in questo momento non c'è il clima di Napoli e infatti qualcosa non andava e infatti così è stato. Noi facevamo tantissimo affidamento su Carpani. Lui naturalmente cercando di provare a risolvere la partita, perché comunque le caratteristiche le ha. Sì, esatto. Il problema è che ci ha lasciato parecchie volte soli dietro. Però Ange è il più forte nel settore e automaticamente se noi perdiamo il più forte nel settore, che si spinge in avanti, quindi va a calciare non tornando indietro, perché purtroppo il nostro problema principale è che la gente non tornava indietro, ci trovavamo con, io a volte mi trovavo con Steve che non sapeva se prendere l'uomo a metà campo o l'uomo dietro la metà campo, che a un certo punto sono dovuto uscire, a volte uscivo io come l'entrata che ho fatto su campo lungo, a un certo punto dovevo levare io il pallone, però quante volte puoi rischiare un'uscita così, cioè prima o poi o stendi uno oppure vai a vuoto oppure ti anticipa, quindi non è che va sempre come pensi. Tu quindi pensi che siate stati un po' meno squadra in questa partita rispetto agli altri? C'è stata squadra. È mancata la comunicazione, cioè non, di sicuro non siamo stati quelli di Napoli. Però ecco, neanche tu hai avuto la sensazione che ci fosse squilibrio da un punto di vista... No, a livello di giocatore no, non c'è squilibrio. Anzi, le squadre, super equilibrato. Io tranquillissimo, cioè proprio pensavo che addirittura potevamo pure fare una bella partita. E insomma, queste le considerazioni più importanti di Juve-Milan, anzi del post Juve-Milan, ed è bello, no? Ripeto, poter analizzare da una prospettiva diversa, riguardando la partita, un po' quello che è stato. Complimenti alla Juventus, che ha alzato la sua terza coppa su 4 finali giocate, 3 finali intermedie e la finalissima, che per sfortuna della Juventus lo scorso anno è stata persa contro la Lazio, e che quest'anno vedremo, perché poi come funziona, come vi ripetevamo, la Juve adesso è qualificata alla finalissima, ma non è detto che questa finalissima si giochi, perché a differenza dell'anno scorso, se la Juve dovesse vincere oltre che la finale della fase d'andata anche la finale della fase di ritorno, sarebbe aritmeticamente campione, senza bisogno di giocarsi una finalissima. Intanto diteci nei commenti, secondo voi, quali saranno, alla luce dei gironi che vedete a schermo, le due squadre che si giocheranno la finale della fase di ritorno tra un paio di mesi. E poi, se vi va di sbizzarrirvi, provate anche a pronosticare quale sarà la finalissima. Intanto io vi do appuntamento alle prossime due partite, che saranno le prime due della fase di ritorno. Milan-Inter, in programma martedì 19 marzo al Cimiano Calcio di Milano, dove abbiamo giocato Milan-Roma quest'anno, e poi Juventus-Roma, gara inedita per la YouTuber League, ma già vista in Summer Cup, con i bianconeri che ripartono dopo quella coppa conquistata. Si riparte da lì il 27 di marzo all'impianto Servais di Torino. Ovviamente per entrambi gli eventi l'ingresso è gratuito, quindi vi aspettiamo numerosissimi, Char
scarpe, cugini, zii, parenti, fumogeni, no, forse i fumogeni sono belli, non potete portare i petardi, se no non vi fanno entrare, però per il resto potete portare tutto, quindi insomma, ci vediamo lì, un bacione, never give up, e a presto.